Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie perché per chi ha un'attività in proprio esercente o commerciante che sia, dedicare qualche ora del proprio tempo la sera è sempre impegnativo, significa o sottrarre tempo al lavoro, alla famiglia in ore un po' particolari. Poi ci avviciniamo a Natale e tra inizio festeggiamenti, cene, inviti, siamo tutti assolutamente saturi. Detto ciò, grazie, è per noi un momento importante questa sera perché, come vi abbiamo anticipato, sabato alle 10.30 inaugureremo questo ecocompattatore che di per sé può essere un piccolo segnale, ma è una parte nevralgica e centrale di una strategia amministrativa nostra nel suo complesso. Come sapete, da quest'anno è cambiata la modalità di raccolta dei rifiuti, sia per le attività produttive, commerciali, ma anche per tutti noi privati cittadini. C'è stata una razionalizzazione, un'ulteriore spinta alla differenziazione. E tra poche settimane pubblicheremo anche i primi report che danno un importante dato al rialzo nella raccolta differenziata, il che nel medio periodo comporterà anche progressive riduzioni della TARI e non solo. Questo nuovo sistema, che vedrà nell'inaugurazione del nuovo centro di raccolta il punto di riferimento, perché non solo potremo ospitare molti più codici, ci saranno degli ingressi ulteriormente monitorati, ma inizieremo tante belle iniziative per incentivare ulteriormente la differenziazione e il riciclaggio, non solo. Faccio un esempio su tutto: da fine dell'anno, meglio da primavera del 2019, ossia a inaugurazione fatta, potremo raccogliere e ritirare anche l'umido prodotto dal nostro centro di raccolta, che sarà praticamente del compost che è frutto dell'umido che conferiamo. Quindi tutta una serie di iniziative e di politiche volte a razionalizzare il rifiuto e renderlo materia anche nobile. Ci sarà un centro di riuso per poter dare una seconda vita anche ai beni e ai materiali, insomma tante belle iniziative. Questa è una di esse, questo è un esempio di green economy, è un esempio di economia cosiddetta circolare per responsabilizzare ulteriormente i cittadini, ripeto, da quella che è la differenziazione del recupero delle materie. Non cambierà la raccolta della plastica dentro nel vivo, sempre potremo conferire bottiglie e quant'altro nel sacco giallo, ma coloro che vorranno beneficiare di questa opportunità potranno le lattine e la bottiglia di plastica conferirla appunto all'ecocompattatore, e ci declineranno poi gli amici di Ricicla. Ringrazio Calegaro per la sua presenza, che è un rappresentante di questa società, che ci racconterà un po' tutte le dinamiche. Quindi dicevo, non cambierà la raccolta, ma è un'ulteriore opportunità, perché le bottiglie in modo particolare hanno una premialità, una valenza superiore rispetto alle altre plastiche, e differenziandole ulteriormente possono avere una remunerazione anche più significativa e importante. Quindi ci saranno le scuole presenti, perché soprattutto puntiamo su di loro nel medio e lungo periodo per dare sempre più sensibilità. Quindi grazie a voi che aderirete a questa iniziativa e buona serata e buon lavoro. Grazie. Allora, arrivo a voi, così. No, dicevo, intanto molto lieto di potervi avere a disposizione, perché altrimenti a raccontarci tra di noi è sempre molto facile. Io sono l'amministratore della società Ricicla, un'azienda veneta della provincia di Padova, che produce strumenti per la riduzione e il recupero volumetrico degli imballaggi. Sono in pausa. E nello specifico, stasera il prodotto che abbiamo messo a disposizione dell'ente locale, dell'ente gestore, è un'attrezzatura che recupera tutti quelli che sono i contenitori per liquidi, sostanzialmente i contenitori per liquidi alimentari, quindi le bottiglie, i pieti, acqua, bibite e flaccino del latte fresco, e i contenitori di liquidi non alimentari, inteso tutto quello che è flaconide, parlando di polimero plastico, quindi detersivo, detergente, lavapavimenti, igiene personale, pulizia della casa, quindi tutto l'ambito di quello che è flacone che contiene liquidi non alimentari. Questi sono gli imballaggi. Il terzo cassetto, che la macchina ha, perché è dotata di 3 sportelli, è per le lattine. Lattine sempre inteso per quanto riguarda le bibite, quindi non latte in particolare, cioè in maniera generica pomodoro, verdure o per gli alimenti per gli animali domestici. Solo lattine e bibite che sono in alluminio 100%, perché le altre lattine, tra l'acciaio e lavanda stagnante,
sono materiali diversi e quindi l'attrezzatura già dà un primo messaggio un po' a tutte le collettività, le più piccole e le più grandi, che gli imballaggi nella maggior parte dei quantitativi di quelli che abbiamo poi e che scartiamo in casa sono di questa tipologia, della quale ne produciamo un batteriottimo importante. Selezionarli a monte mette tutti nella possibilità di avere nel proprio titolo un vantaggio. Questo sotto il profilo di quello che è la parte ambiente e anche un minimo di quello che è la coscienza propria e di poter cominciare anche a avere degli strumenti dai quali sembra molto facile utilizzarli, saranno a disposizione 24 ore su 24, per cui essendo che la raccolta differenziata è un obbligo, avendo degli strumenti non si possono avere scuse. E stamattina dicevo i bambini, no? Perché parlando in termini molto basici, tante volte ci sono dei messaggi che si tornano indietro che sono molto più fluidi di quello che noi pensiamo. Parlando di quello che è il ciclo del recupero, del ciclo inteso come recupero delle materie, non come recupero energetico, perché ben sapete, insomma, è chiaro che produrre energia elettrica con i polimeri plastici sono sicuramente un vantaggio, che una produzione di caloria alta, però insomma respirarsi anche poi tutto quello che è la seconda parte e lo spreco di quello che è una risorsa, perché tutti questi imballaggi vanno avviati direttamente alla trasformazione, sia attraverso i consorzi di filiera con i quali abbiamo creato quello che è una convenzione. Non è stato semplicissimo perché è quasi un annetto che ci lavoriamo per mettere tutti in sinergia, un'azienda privata, l'ente locale, l'ente gestore, per le quali ci sia trasparenza totale e tutti possono avere quello che è una piccola partecipazione in termini di vantaggio o comunque sia di coscienza di esserci. Il piacere di avervi qui stasera è sostanzialmente per capire, parlando di economia circolare, quello che un utente domestico, lo siamo tutti, può trarne come beneficio nel fare una buona azione, cioè nel portare con le sue mani, i suoi piedi, questi imballaggi presso l'attrezzatura. Ogni sportello è dedicato con la parte iconografica, con la parte descrittiva e addirittura con i simboli di quello che è riferito al polimero che si trova su tutti gli imballaggi, quindi la sigla 1, 4, 6 a seconda di quello che è il componente. Quindi sbagliare bisogna pure sbagliare, ma non è un problema, la macchina dal punto di vista meccanico la produciamo noi, ma non per questo insomma siamo immuni da quelle che possono essere insomma eventuali difetti critiche, però siamo pari per questo, ma non ha problematiche nell'ambito di quello che può essere l'ipotesi del lato vandalico o altro, perché dentro abbiamo quattro rulli in acciaio che sono fatti per un'altra tipologia di carpenteria metallica, perché tagliamo da quello che è un'esperienza dell'arterizio, della frantumazione, quindi abbiamo usato un materiale che è sproporzionato in termini a quello che deve fare schiacciando la bottiglia oppure il molto mobile. Questo però ci tutela dal fatto che anche qualche gigione che domani non ha niente da fare, se si butta il pezzo di ferro, il pezzo di legno da dietro, non trova una soddisfazione, la macchina non si guasta e quindi non torna a romperla, perché quando non ha soddisfazione nel rompere, soldi non ne ha, ne dà un ritorno. In Italia ne abbiamo quasi 260 macchine installate e fortunatamente da quello che tutti erano preoccupati di quello che può essere insomma, un atteggiamento poco onesto da parte della collettività, grazie a Dio sono fino adesso forse una su un parcheggio che ricordo un anno fa un signore facendo retromarcia su un supermercato l'ha presa, per il resto tutte stupidate ma in nessuna evidenza. E la macchina recupera questi imballaggi e riduce il suo volume, quindi una delle prime azioni è questa, ridurre quelli che sono i costi di trasporto, del trasferimento di quel tipo di materia. Sono separati e vanno avviati il consorzio Corempa per quanto riguarda gli imballaggi in plastica e al CIA quello che sono le latine di alluminio. Da questo è chiaro che anche la collettività intesa come utente finale, miracoli non siamo capaci di fare perché siamo con una macchina, non abbiamo la bacchetta magica, però nella grande partecipazione da parte della famiglia e dell'utente, una riduzione sensibile di quello che potrebbe scappare nell'indifferenziato o comunque in quello che si fa fatica o che costa poi separare, nell'arco della normalità dovremmo vedere anche qualche frutto e quindi anche qualche riduzione. Però promesse io faccio l'imprenditore, non sono abituato a farne, prima del tutto.
negli esiti insomma, di quello che faccio da un po' di tempo, sì, ci sono, però insomma, mai sapere insomma, quello che sarà il domani. Sappiamo che guai non ne possiamo fare, perché in qualsiasi maniera tutto quello che viene raccolto attraverso questa apparecchiatura va a trasformazione, non va gestita come smaltimento o come termovalorizzazione. Quindi già questa è la tua materia. Dicevo stamani ai bambini, dicevo, su quello che è il tema del recupero, del riciclo, del recupero di materia, per fargli capire, dico, quando vi togliete l'abito, i vestiti, li buttate via o li mettete nel cesto della biancheria e nella lavatrice e poi si ritorna a metterli. Per lo stesso principio la bottiglia, togliamo l'acqua o togliamo il contenuto del flacone, quel prodotto non è un oggetto finalizzato allo smaltimento, è un oggetto finalizzato al recupero dello stesso. Questi sono fatti in bottiglie, non so se c'è il PE o poco più, ma sono ripartiti in Italia fortunatamente il tessile, inventandosi tutto quello che è la nuova tipologia dei tessuti, ma non aziendine. Menezito Azienda a Biella, dove noi siamo presenti, ha aperto uno stabilimento con 300 dipendenti solo per produrre tessuti provenienti da Pietin, da PET, le bottiglie. E nell'area toscana, nel Pratese, che era arrivata ormai all'azzeramento totale della produzione, sono ripartiti alla stragrande, ma mica solo questo, tutto quello che è l'abbigliamento sportivo. Tante volte le aziende, le case per il pochino più famose, fanno magliette per i giocatori di calcio, si vantano. Ma la realtà è questa, che tutto quello che troviamo, se per fare un marchio qualsiasi per l'attività sportiva, il 90% è prodotto in polimero plastico. 90%. E pensate cosa si possa fare con questi articoli, sono riciclabili all'infinito. Quindi sotto tutti i punti di vista, una volta solo per rifare il PET, quindi la bottiglia, ma per tutti gli altri materiali, il PE che è il polietilene o l'HDP e l'altra che sta il polietilene, sono i polimeri migliori. Il tappo della bottiglia è in polipropilene, come quello dei flaconi, che infatti sulla macchina troviamo anche due fogli, uno grande e uno piccolo, per separare i tappi. Con questo facciamo anche, se le quantità sono soddisfacente, qualche piccolo progetto insieme con le scuole da un punto di vista sociale, quindi se riusciamo ad avere una quantità dedicata facciamo anche quello che può essere insomma, la partecipazione, a vedere che da quel tipo di materiale si riesce a portare all'interno della scuola qualcosa di utile o qualche realtà insomma, che sia significativa. Non vado oltre, andiamo all'oggetto del vostro incontro. Ogni utente porta la bottiglia all'interno della macchina, la macchina segna un punto che equivale a quello che è un valore economico da poter attribuire a quello che è un'attività commerciale che lo attrae per andare a spendere da lui. L'esempio molto immediato per far capire quello che poi è tutto quello che è replicabile, anche volendo su quello che può essere una consulenza diretta, perché fa parte della nostra attività, dico, in virtù dello scontrino che voi avete, dell'attività che voi avete, collochiamo quello che è una promozione che porti vantaggio, che mette in comunicazione l'utente finale e l'attività commerciale. La bottega di alimentari con 10 bottiglie dico ti faccio un euro di sconto su un minimo di 20 euro di spesa, perché magari prima il suo scontrino era di 15. E allora senza creare danno, se non è che fa 100 miliardi di fatturato quest'anno, la prossima deve fare 90 facendo degli sconti aggiuntivi, non è una guerra tra poveri, è trovare quello che è un incentivo alle tasche di quello che è l'utente e l'attività commerciale, perché si interessi a mantenere vivo quello che è anche il centro storico. E questo l'abbiamo anche dimostrato, ma ripeto, non tanto lontano, le diffidenze sono sempre tante, perché siamo in un territorio dove stiamo abbastanza bene, ma ci sono sempre una metà della fetta che vi sarà presa diversamente. E quindi l'utente, la famiglia che vive diretto fisso, tenete presente che con questa tipologia di sistema, una famiglia di 3-4 persone, in fondo all'anno, portando i propri imballaggi presso la stazione ecologica, l'ecocompattatore, riesce a portarsi a casa i 300 euro, 280, 300 euro di buoni sconto per i beni di prima necessità, che sia l'alimentare, il vestiario, piuttosto che quello che è realmente necessario, e abbiamo visto che sostanzialmente è una bella inversione di tendenza. Non da ultimo, la parte commerciale ne ha un utilizzo e un valore interessante, sia che sia un'attività di servizi, sia che sia un'attività di vendita beni strumentali, dalla ferramenta, alla parrucchiera, alla ristorazione, al bar, ai giocattoli o qualsiasi altra, in tutte le sezioni abbiamo la possibilità solo di mantenere quello che è la cittadinanza a rincontrare quello che è l'attività commerciale. Tutto sommato, quando si trova uno sconto in mano di 2 euro, 1 euro, 5, 10, a seconda di quello che è la vostra attività, passo da un'occhiata.
Poi l'arte del commerciante, io non la posso insegnare, perché già abbastanza insomma di capacità. Però insomma la risorsa prima di un esercente dell'attività commerciale è avere l'utente che attraversa insomma, la porta d'ingresso. Perché non siamo un centro commerciale che abbiamo la capacità tutti un per il singolo di attrarre quelli che sono migliaia di presenze tutti i giorni, e questo si è rivelato essere un sistema che mette in comunicazione quello che è il residente e l'attività del territorio. Detto questo, per farvi capire che è una realtà già vissuta anche qui vicino, io neanche lo sapevo, perché tutto sommato è anche un bene, perché non è una pubblicità un'azienda privata, anche se noi tutto quello che facciamo con l'ente pubblico, l'attrezzatura viene donata, tra virgolette donata, viene data con un sistema di comodato gratuito, non pesa sulle tasche dell'utenza, e non siamo santi, siamo un'azienda, dobbiamo stare in piedi, abbiamo un po' di dipendenti, quindi grazie a Dio insomma negli ultimi 3 anni qui ne abbiamo un'evidenza, abbiamo aperto quasi 100 aziende in giro per l'Italia che fanno la nostra stessa attività, che hanno seguito il nostro esempio, e sono quasi 300 posti di lavoro in 2 anni si sono manifestati facendo un'attività legata a quello che è il recupero di materie che sarebbero finite in discarica dal nuovo lavoratore, mettendo in comunicazione l'utente con l'attività commerciale, creando quello che è una miglioria in termini o di fatturato o di numero clienti all'interno dell'attività commerciale stessa, quindi numeri documentati, perché poi è quello che ci piace anche vivere insieme. C'è un'applicazione che si chiama Riciclia su App Store o su Apple oppure su Android, scaricabile gratuitamente, che mi dice dove sono le attrezzature, dove sono collocate le attrezzature, quali sono le attività commerciali convenzionate. Cliccando sulla tendina dell'applicazione esce sia il vostro indirizzo e con quante bottiglie o quanti pezzi, tra quelle bottiglie lattine, e si percorre quello che è uno sconto sul minimo di spesa. Quindi indicazioni chiare, certe e anche molto comode, perché sia nell'evoluzione futura di poter addirittura non più stampare il ticket presso la macchina, ma che ha un monitor touchscreen dove possiamo mettere la vostra insegna, il vostro logo e la specifica di quello che è la promozione utile per arrivare da voi. Dall'applicazione già tutto questo si può vedere da casa senza anche recarsi alla macchina. Quando ho messo le bottiglie, senza stampare il ticket, posso mettermi i punti sulla tessera sanitaria, dove ce l'abbiamo tutti, dei più piccoli a quelli che siamo di miglior vita, perché è lo strumento più facile, ce l'abbiamo sempre a seguito. In linea di principio ce l'abbiamo sempre a seguito, se non è quella è la carta di identità elettronica, quindi è quello che è un documento di identità che abbiamo sempre appresso, la migliore carta fedeltà, indistintamente da chi possa pensare o meno la grande distribuzione organizzata o chi continua a dire produciamo tessere. Ne abbiamo una, è sufficiente. E si riesce a mettere tutto. Facile, perché ripeto, un barcode con un chip, ci riusciamo a caricare tutta la macchina, un lettore ottico, avvicino la testa dalla parte dove c'è il codice a barre, e lei carica il dato personale criptato su quello che è il server. Una volta dopo o sull'applicazione voi vedete quanti punti avete e su quale attività volete utilizzarli per avere un buono sconto. Quindi massima informazione su quello che ho potuto fare, perché è un'applicazione che ci ha fatto la commissionata, è stato realizzato al Politecnico di Milano, quindi insomma qualcosina di buono sa fare. È una bella visibilità per l'attività commerciale, perché gira su una piattaforma al di là dei nostri social media, che sono Facebook, Instagram, piuttosto che canali YouTube, piuttosto che altre realtà. Il nostro sito, insomma, abbiamo quasi 30.000 visualizzazioni nell'arco di un mese di quelli che sono tra i social e il nostro canale e il nostro sito. Questo mette nello stesso piano la grande distribuzione organizzata piuttosto che il commerciante più piccolo, perché quello che vede uno vede anche l'altro, ed è una bella opportunità tutto sommato, soprattutto perché dal punto di vista economico non chiediamo salasse a nessuno. Come dicevo prima, non siamo in grado di poter fare solo il beneficenza, perché la macchina costa più di 100 euro di impianto, poi abbiamo del personale che la deve seguire per tirare i materiali, per portarli all'area di deposito e avviarli ai consorzi di filiera. Tutto questo ci consente di poter stare in piedi se tutti ci mettiamo una manina
su quello che può essere anche la parte dell'interesse proprio, ma non solo, perché di questo insomma è di pari passo. Quello che posso fare in termini di investimento, molto probabilmente abbiamo visto che torna indietro con tanti interessi. Dicevo, si può diventare azienda associata o partecipante anche con 20 euro. Quindi con una stupidata. Chi vuole mettere il proprio logo sul monitor, gli facciamo il logo dedicato, lo mettiamo sul sito del comune, del nostro concessionario di zona, sul sito nazionale, sull'applicazione, con il proprio logo, e sulla macchina stampa il ticket personalizzato con la propria grafica. Miracoli, non, ecco, tenete presente che tutti voi insomma qualche volta avete fatto qualche insegna su qualche listina da 3 giorni e sappiamo che i 100 euro ritorno dalle tasche sicuri, no? Quando costa poco. E, ripeto, la condivisione, il numero di attività che parteciperanno ci metterà nella condizione di poter essere sostenibili. Oltre a questo, chi avrà poi piacere di avere una visibilità ulteriore, la macchina, oltre a quello che è la parte meccanica, ha una superficie di un cubo di 2,5 metri x2,5 metri, perché fa da cassa di contenimento di quelli che sono i materiali che vengono inseriti e vengono ridotti volumetricamente. Da lì noi qui abbiamo i nostri referenti di zona, quindi il concessionario Recicla di Brescia, nella figura del signor Osvaldo, della Giusi, che poi passerà eventualmente anche nelle attività commerciali per potervi e fare una consulenza su quello che è meglio o quello che potrebbe essere meglio in condivisione, proporre al proprio utente affinché in maniera semplice possa essere interessato a visitarvi. E ripeto, se abbiamo anche attività del territorio che fanno un'attività similare, quello che anticipavo prima, la guerra dei poveri non paga, perché è inutile che io vado a togliere su quello che è il mio lavoro, su quello che è la sostanza della mia attività. E come fa il benzinaio? Non possiamo fare lo sconto sulla benzina? Qualcuno sì, qualcuno no, ognuno fa come vuole, ma su quelli che possono essere i servizi accessori. Magari posso fare, metto 10 bottiglie, posso fare 3 euro di sconto su quello che è l'acquisto di un terzo cristalli, di un kit di terzi cristalli, o su quello che può essere il bar, la ristorazione. Ecco, lì sui servizi accessori, lo stesso che fa la parrucchiera, magari non lo faccio su quello che è la mano d'opera, lo posso fare sui beni dove ho una marginalità più alta. Se io non conosco le vostre attività, quindi vado un po' a fantasia, di cosa vi occupate? Mettiamo qua così mi rendo conto anche di quello che è il territorio. Signore, B? C'è un supermercato. Insegna? Insegna? Di che insegna? No, market. Market, perfetto, quindi pensavo fosse già qualcuno. Ecco, anche lì, lei sa quelli che sono mediamente le battute di cassa giornaliere mensili di una media e quello che è il suo scontrino medio, cioè 7, 10, 12, 20, su quello, giustamente, in maniera trasparente, perché qui bello proprio questo, non dobbiamo speculare o nasconderci, bello di poterlo dire in maniera aperta all'utente, dice mi metti 20 pezzi nella macchina, ti faccio uno sconto di 2 euro, se mi fai una spesa di, se prima facevo 15, potevo uno sconto un po' più alto a 20, sempre la spesa della famiglia ne pagherà 18, lei non va in sofferenza perché se facevo uno sconto da 15, facile che magari qualche euro in più alla fine dell'anno, in termini di fatturato, qualche cliente in più, si manifesti. Questo è quello che siamo riusciti concretamente analizzando i dati da quelli che sono la grande distribuzione organizzata, che tutto fanno fuorché essere gentili e quindi ti analizzano lo scanner, e su questo insomma abbiamo grosse soddisfazioni. La signora? Farmacia, anche qui dei vostri vicini di casa, cioè i termini comuni. Per lo stesso principio, anche sia che sia farmacia privata o comunale, anche lì abbiamo dei prodotti da banco, abbiamo dei prodotti insomma, che non sono il farmaco stesso, ma che sono sicuramente uno dei punti di attrazione quotidiana da quelli che sono prodotti per celiaci piuttosto che altre situazioni. Sicuramente insomma, una formula facile o sullo scontrino globale o su un'area di quello che lei ritiene magari essere di interesse della sua clientela, se ci sono una fascia di bambini neonati piuttosto che altro, per giro, oppure perché adesso abbiamo incontro la vendita della macchina del sol, se vuoi fare una pubblicità, una promozione dedicata alle attrezzature per invernali piuttosto che altro,
anche qui una soluzione si trova molto facile, molto semplice. Ricordiamoci che a voi non cambia niente il numero di pezzi che vengono inseriti nella macchina, e la scontistica vi viene proporzionata sempre a un minimo di spesa. Quindi anche se io do valore 1 euro alla bottiglia e metto 10 bottiglie, sono 10 euro di sconto. Se lo faccio su 50 euro o su 100 euro, se prima mediamente avevo quello che può essere fosse un prodotto dedicato, su una fascia di gamma di prodotti, l'importante è essere chiari verso l'utente finale, in modo che sappia che tutto sommato, comparando quello che è la validità di quella promozione a pari esercizio, è lì, non deve spostarsi. Quindi è anche molto più facile, si mantiene quello che è anche un rapporto di dialogo, e si può chiaramente cominciare anche a essere un pochino più interattivi in maniera fisica e abbiamo sicuramente la possibilità di trovare quello che è una soluzione adeguata, cose che possono essere ognuno nella propria attività interessanti. Signori? Alimentari, GDO, alimentari normali. Bene, anche qui ripeto, se abbiamo attività simili o che sono spesso, magari possiamo dare un suggerimento. C'è chi lo farà su quello che può essere la spesa globale, ma magari uno dice: io lo faccio sui freschi, io lo faccio sulle carni, io lo faccio su quello che può essere la sticceria, su quello che adesso non conosco nella materia diretta quelle sono le vostre, ma ribadisco, ci sarà sicuramente quello che può essere un canale che voi avete più interesse o siete più preparati, possiamo mettervi nella condizione di trovare la chimica giusta. Qui abbiamo una parte che conosciamo già, anche perché sennò non finisce più di mia attività. Lo stesso, signora Pan. Io ho un piccolo negozio che ho appena aperto, e tratta di abbigliamento da 12 anni. Quindi necessità di implementare la clientela, presumo. Numero clienti, perché ecco, anche qui potremmo mettere nelle condizioni di capire la differenza tra quello che è se ho aperto da poco e ho bisogno di attrarre utenti. È chiaro che farò una premialità su una spesa più bassa piuttosto che andare su quello che è, se ho già una base di clientela importante, di andare su quello che è l'aumento del fatturato, perché molto probabilmente avrò bisogno di crearsi una base di clientela che la conosca e che possa poi essere ripetitiva. Su questo un po' di esperienza, insomma, sulla strada, perché è quella più importante, l'abbiamo conseguita. E quindi condividendola magari c'è l'opportunità di trovare quello che è la situazione giusta. Nello specifico, facendo anche un'attività di educazione ambientale con le scuole di infanzia, primarie, secondarie, più o meno sono già bollette, quindi si parte da subito, sono quelli più collaborativi per una situazione enorme, perché sono quelli che poi sono motore educativo all'interno della famiglia. La bambina quando gli si crea un imprinting non lo dimentica più, ma sempre lui è un gioco e parte come un gioco, sa che fare quel tipo di attività fa una gara che ne porta di più, perché creiamo anche quello che è una serie di punteggi dedicati alla scuola per potergli dare il materiale didattico. Niente di ricco, perché li viziano già le famiglie, se li vizia anche la scuola non capito più niente. Quindi materiale che è utile nella quotidianità, la resina di carta, i colori e quant'altro. E su questo anche, insomma, la collettività dei commercianti può partecipare, perché poi sulla scuola abbiamo un programma che è un piano formativo che è stato approvato dal Ministero dell'Istruzione della Regione Veneto, che abbiamo esportato in tutta Italia. Tante sono le scuole che, insomma, stanno facendo un percorso di questa natura e vediamo dei risultati che sono soddisfacenti. Poi i bambini ti danno indietro 110 di quello che gli dai. E questo sì. Quindi anche nella casistica, parzialmente 012, facendo anche un'attività di educazione ambientale nell'ambito di quello che è la gestione dell'abbigliamento, abbiamo avuto una collaborazione con Ocaibo, Cobai e Obaibo, sono passati da 1 milione a 10 milioni di bottiglie recuperate per la produzione di bettini, sono tutti in PET, 100%. È un'azienda francese, non so se è entrata in Italia qualche anno, ma si è dedicata a produrre tutto materiale, tutto abbigliamento da materiale di ecologico. E questo, insomma, è una bella, fa fatica a avere i quantitativi materiali, perché la selezione da quello che è un rifiuto misto ad arrivare a un prodotto dedicato costa di più della materia prima originaria, se non viene fatto a monte,
farlo dopo, quando lo tirate tutto insieme, mettere la mano d'opera, i trasporti e tutto quello che ne conviene, perché è anche carino, voi avete anche un gestore abbastanza apprezzato nell'area bresciana che si sta adoperando per fare innovazione nell'ambito di quello che è la parte della quota differenziata. Gli impianti sono visitabili, anche perché tante volte sapere cosa succede non solo è un piacere, secondo me, di tutti, sapere cosa fanno dei nostri sindini. Dico sempre una cosa normale. Bene, basta, se no domani è un altro giorno più facile. Faccio vedere due cosine, poi la giusti, anche due, perché se no non guarda niente. Da utente io contabilizzo i pezzi, quindi faccio, e poi avrò da qualche parte una mappa che mi dice dove utilizzare quello che ho accumulato, perché l'attribuzione del valore è diversa per ogni esercente. Sì, sì, certo. Un pezzo nell'attività alimentare possiamo dargli il valore 5 centesimi a pezzo, da quello che è il negozio di calzature sportive o calzature mi costa un euro. Quindi io accumulo punti, tanto per dire. Sì. Quindi sono i pezzi conferiti. Corretto. No? Poi differenziati per lattina, per bottiglia, sì, per dove vedrete voi. Sì, lo fai vedere a me, ma non sentire. No, io accumulo i punti. Sì. Poi li scarico dove mi conviene, come quei punti delle tessere multimarca, chiamiamolo così. E ognuno gli attribuisce un valore a quei punti. Sì. Da esercente invece devo avere una procedura che mi permette di leggere attraverso gli scanner delle casse, corretto. Io sono qui per la Coop, sì. Di leggere la tessera sanitaria, quello strumento che io utilizzo per accumulare i punti. Se vengono da me. Coop Lombardia? Ho avvicinato. Lombardia, ok. Sì, lo stesso sistema, perché lo stesso sistema. Sì, sì, quindi allora, parlando di quelli che sono attività commerciali, che hanno un sistema di lettura di barcode, quindi di codice. Sì, un barcode è praticamente un EAN 8 o un EAN 13, a seconda del gruppo che decide di tirare fuori un codice barra un EAN libero. Lei non so se ha anche lo sconto libero in cassa o se ha solo quello obbligato dell'azienda. No, dovremmo attribuire a questi buoni sconti un codice per poterli scaricare automaticamente. Non è che se non puoi solo il buon impasto che mi porta lì un pacco di scontrini. La realtà è proprio questa. Quello è un buono spesa, questo è un buono sconto, sia dal punto di vista contabile, sia dal punto di vista finanziario, sia su tutti quelli che sono le varie eventuali. Un conto è contabilizzare quello che è un valore monetario sotto forma di quello che non è moneta. Altro è, come farebbero tutti nel momento, in qualsiasi momento, se io voglio fare uno sconto al cliente che viene dentro, indistintamente dalla mia attività, lo posso fare. Per fare tutto questo, ancora 7 anni fa, ho fatto un'interrogazione all'ufficio delle entrate dell'azienda di Pescara, perché ancora nessuno sapeva darci una risposta se i buoni sconto si possono applicare sempre e a tutti la categoria merceologica in maniera ripetitiva. Abbiamo avuto risposta, ma non da ultimo, ne approfitto perché sono stato in COP Tireno, Unico Tireno venerdì, che abbiamo inaugurato a Livorno, e gliel'ho sottoposto, perché qualcuno che chiaramente ha dubbi ed è giusto averli, perché bisogna essere trasparenti, è saltato fuori per una normativa in tal senso, quindi abbiamo avuto un rafforzativo. In ogni caso, lei basta che mi dia, o lei, o chi fa la programmazione della cassa, un codice libero, e io sul ticket gli metto il codice a barre, dove l'utente entra dentro, ha un euro di sconto su 20 euro di spesa, quando deve fare 20 euro di spesa, la cassiera passa in cassa il ticket. Questa è la domanda. Sì. Io nel momento in cui metto la bottiglia non voglio decidere dove vado a fare. No, questo è lo sto dicendo. Questa è la domanda. La domanda, cioè, è questa. Non è che quello scontrino mi dice vai alla coppa, quello scontrino quando mi dice tu hai accumulato 10 punti. Sul monitor c'è, cioè, l'insegna il logo, coppa. C'è l'insegna del logo del market del signore, c'è l'insegna della farmacia, ci sarà l'insegna di ogni singola attività, abbigliamento, contatto, e mi dice, da me se metti 20 bottiglie hai un euro di sconto su 10 euro di spesa, da me ne metti 10 hai 10 euro di sconto su 50 euro di spesa,
ci sarà il meccanico che dice: se fai italiano da me con 10 bottiglie ti faccio 50 euro di sconto su 300 euro per cambiare il lume o altre cose. Quindi la validità di quello ti costa un po' meno di plastica, perché se no cosa? Cioè, se gli diamo un valore di 5 euro la bottiglia, cosa cambia? Sarebbe... Siamo tutti felici con te. A voi il valore nominale. Non dimentichi di guardare il video adesso. Sì, sì, dai. Così che abbiamo detto. No, ma le domande sono giusto perché altrimenti dopo quando mi soldi. No, non devo scegliere quando metto in vista. Devo scegliere quando ho popolare. Allora, dove sei? Nel momento in cui il vista dice scelto. No. Questo è flero video. No, con prendi pure che intanto vediamo questo e poi vedremo il video. Allora, quello che io ho chiacchierato prima per quanto riguarda quelli che sono i vantaggi della prestatura, in primis c'è quello della fidelizzazione dei propri clienti, perché siete tutti commercianti, attraverso quelli che sono tradizionalmente sono quelli che sono l'attrazione dell'utente facendosi conoscere con delle campagne promozionali o delle pubblicità mirate. Credo che più o meno dal più piccolo al più grande sia capitato un po' a tutti di entrare nell'ambito di quello che è, insomma, il portare fuori della propria attività quello che è la propria insegna e il contenuto della propria merce da vendere. E per quanto riguarda appunto quelle che sono in questo caso la parte anche di esporsi su quelle che sono pratiche virtuose, quindi quelle che sono attività legate alla tutela del territorio, hanno effettivamente dimostrato di essere in grado di portare una grande visibilità e sostenibilità da parte di attenzione da parte dell'utente finale, proprio perché lo si fa in casa propria. Tutto quello che è l'attrezzatura, in questo caso come stiamo vedendo, ha un fronte con quello che è uno sportello per i flaconi, uno per le lattine e l'altro per le bottiglie. Ci sono anche, lo integreremo più avanti per non fare confusione agli utenti, uno spazio, una bocca dedicata al recupero dei piccoli RAE, degli elettrodomestici e elettroniche inferiori ai 25 cm. L'attrezzatura che ha, come dicevo, una superficie di 2,5 m x 2,5 m ha sia il monitor, che adesso vediamo buio e poi lo vediamo anche in specifico, la possibilità di accogliere quello che è il proprio logo, la propria dicitura, in più delle superfici dedicate a poter, oltre che quello che è lo spazio dedicato al comune per patrocinio e la società ente gestore, e tutte quelle che sono spazzature disponibili possono essere messe a disposizione per mettere la propria attività. Poi, per quanto concerne esempi di brandizzazione, anche dove
installassimo anche la semplice, solo la macchina, quindi solo l'ecocompattatore che prima avete visto inserito all'interno di un case, di un box, anche qui ci sono la possibilità di inserire quelli che sono delle grafiche e di personalizzarle secondo quello che fa piacere. I loghi e quant'altro ci devono pervenire in alta definizione o in vettoriale, in modo da avere anche la possibilità di essere abbastanza rapidi. Quelli che abbiamo sul monitor, quindi sul touchscreen, siamo in grado di farlo anche in maniera rapida, perché le macchine sono tutte collegate in rete, quindi sono tutte connesse a internet e dialogano su un server centrale, e quindi siamo in grado di poterle sia monitorare a distanza e anche di caricare delle promozioni dedicate se avete delle particolarità. Questi sono alcuni esempi, appunto, di quelli che dicevamo essere il ticket che esce dalla macchina, quindi fisicamente per poterlo portare all'attività di riferimento, quelli che sono un numero di 20 pezzi conferiti, uno sconto su una spesa minima di 40 euro. Questo qui è iper simile, una Tura sì che ha un target diverso, ad esempio, questo sarà un punto vendita, che questi sono reali, un punto vendita appena aperto, quindi che ha bisogno di crearsi della pedonalità, ogni 10 conferimenti, ogni 10 pezzi, 50 centesimi di sconto su una spesa di 7,5 euro. Qui avevamo Conad con 10 conferimenti, 10 pezzi, 1 euro su 15 euro di spesa. E ripeto, le realtà sono molteplici perché dipende sempre da quello che è il proprio numero di battute di cassa e il valore medio dello scontrino. E un accenno a quello che dicevamo prima in merito a quello che è il progetto scuola, dove facciamo fare delle visite didattiche alle classi presso gli ecocompattatori per avvicinarli anche a quello che è già la coscienza di poter separare quelli che sono gli imballaggi e sapere quali sono e come gestirli. A fronte di tutto questo, come riconosci vari tipi di materiale eccetera, facciamo dei laboratori presso le scuole del territorio e creando dei manufatti con tutto il materiale di scarto, e siamo nella possibilità poi di potergli dare del materiale di natura didattica. Vediamo se abbiamo anche un'altra domina interessante da poterli fare vedere. Allora, vediamo se trattati lo spot. Fate il collegamento con lo spot. Sul sito di Ricicla o anche sul TG. Okay. Io l'ho trovato anche sul comune di Fiero. Sì, sì, stato tutto. Di sentire quello che può essere una consulenza ad hoc. Per quanto riguarda il costo, solo l'inserimento del vostro logo, quindi quello che è la vostra identità sul monitor touchscreen, piuttosto che quello che è la stampa personalizzata, abbiamo un costo di 20 euro mese, quindi su quello che è poi l'annualità. Mese. Se avete quello che è invece la volontà di inserire
sia lo scontrino che una spaziatura sul case avete chiaramente anche un valore proporzionale che è più basso, conteso del fatto che può essere da 70 per 60 a seconda di quello che è, o tutta la pannellatura a seconda di quello che ogni attività è interessato a valutare, e si riesce ad avere anche quello che è sia l'uno che l'altro calmierando i costi. Tenete presente che da un punto di vista di mediaticità e di visibilità, un conto è spendere 300 euro per fare una pubblicità su un giornalino, un conto è metterla su una realtà dove l'utente fisicamente entra nell'ambito di quello che è la conoscenza diretta dell'attività. Però, ripeto, vincoli e obblighi non ne ha nessuno, perché qui non ci sono necessità di aderire stasera piuttosto che domani mattina. È normale che se facciamo quello che è un'inaugurazione sabato e abbiamo già delle attività che sono partecipanti, su quello che sarà, al di là della mia capacità poco insomma evidente, come vedete, perché ripeto, tutto nella vita si può fare, ma le attività che partecipano sicuramente diamo comunicato stampa alle varie testate giornalistiche, a qualche TV locale, non locale, chi viene. Noi chiaramente abbiamo un ufficio stampa nostro che condividiamo sempre con i vari con le varie istituzioni, e quindi se vengono, l'attività che è già menzionata avrà l'opportunità di avere quello che può essere la comunicazione sul quotidiano piuttosto che su altre realtà, e credo che faccia un po' piacere questo, perché scusi, ma prego, lo scontrino che esce ha già il logo del negozio indirizzato? Certo. Quindi non posso scegliere. No. Cosa? Avere una pannellatura anche sulla macchina? No. Esce lo scontrino, perché è scritto iper simili, ma lo scontrino non vado a spendere un logo. Ma sono cose basiche, è come se volessi andare a fare il telefono. No, quindi nel momento in cui io metto la bottiglia devo decidere dove faccio. No, lei accumula i punti, come ha detto lei prima, ha un totalizzatore sulla sua carta del tessera sanitaria, quindi avvicina la tessera sanitaria. No, lo scontrino. Lo stampa dopo? Lo scegli dopo. Lei ha 100 punti e ha 20 attività convenzionate, i suoi 100 punti li può dirigere o tutti verso uno o frazionati per più attività. Nel senso, quindi tutte le volte che io metto dentro una bottiglia e inserisco e faccio vedere la mia testa sanitaria, lui mi dice ai 10, ai 20, ai 1000. Certo, sarà più facile farlo che a dirlo, perché come le dicevo... Me lo dice sul touchscreen. Sì, anche sull'applicazione, se avete volontà di scaricarla trovate già... Sì, però sai, non è che tutti andranno a leggere la bottiglia con in mano il cellulare. No, non vanno a mettere col cellulare in mano. Da vanno a casa a vedere sul tablet, sul iPhone. Sa, prima o dopo le capiterà di passare da quella strada anche a lei. E forse prima che dopo, nel senso che ormai tutti abbiamo visto che le persone, anche quelle che non pensavamo, ma si sono proprio avvicinati in maniera rapida e solerte, proprio anche con, ormai tutti hanno uno smartphone e quindi sono abbastanza capaci, insomma persone che non pensavamo si adeguassero così rapidamente. Ma poi stiamo dialogando anche in virtù di una parte del comune in alcuni periodi dell'anno di poter avere tramite la compartecipazione anche al comune un ulteriore beneficio per l'attività che avviene. Quindi quella che è anche l'impostazione dell'adesione potrà anche modulare nell'arco dell'anno, piuttosto che avere dei periodi in cui facilitiamo le attività a fronte di una contribuzione anche comunale, a fronte del materiale che riusciremo a valorizzare. Perché il comune, anche nell'appalto che abbiamo fatto nuovamente, abbiamo degli introiti dovuti alla remunerazione del materiale. Quindi capite che se noi diversifichiamo, in cui aumentiamo che la plastica viene conferita in quella modalità anziché nell'altra, ci sono più introiti e quindi si riescono a creare anche degli spazi economici per poterli destinare anche al progetto. Come dicevo prima. E quegli spazi lì, lo certifico cartello promozionale, un'indicazione di costo, questi? Lì i signori qua sul territorio sono veramente tante, guarda, mi sembra il caso di parlarne. Se ognuno ha la propria, possono essere dei 50 euro. Caso, no, certo. Ci sono tante soluzioni. Cioè,
uno spazio così può costare 1000 euro, 100 euro, 50.000 euro? No, no, guarda, sono tutte cose, per stare sul monitor, esatto. Se uno decide indicativamente. Certo, possono essere 50 euro al mese tra l'uno e l'altro, in virtù di quello che può essere una spaziatura 50-60, per capirsi. Dopo, ripeto, siccome sul territorio, come dico, i nostri concessionari per Brescia sono i signori, io do le indicazioni che sono come imprenditore, come ricicli a casa madre, ma non vincolo a dire fai 5 euro meno, 5 euro più, perché ognuno poi... Ma quella, ecco, la macchina... Sì, ma l'hanno installata oggi? Sì. Per cui è già fisicamente visibile. Attualmente la macchina è bianca, non ha nessuna pre-spaziatura, quindi questo che abbiamo fatto vedere è un render, perché non ci sono delle misure che sono standard, proprio perché si possa venire incontro alle varie eventuali necessità. Per quello che dico, non esiste quello che è un listino, noi non vendiamo pubblicità come azienda, facciamo beni strumentali meccanici per il recupero degli imballaggi. Chiaro che la partecipazione delle attività commerciali è quella che ci consente in maniera trasparente, quindi non viziata, di poter essere sostenibili. Se la cosa è anche per voi un interesse, perché altrimenti può stare anche bianca. Ecco, se è interessante solo per me, ripeto, vuol dire che non c'è un interesse che sia condiviso. Deve essere condiviso, cioè bisogna trovare quello che è una soluzione che possa portare vantaggio. Lei mi dice, io ho un negozio cotto. Non credo. Spendo 1000 euro all'anno. Quanto spende di volantini? Quanto spende di volantini adesso? I volantini fanno comunque, quindi non c'entra. Io l'ho chiesto, di volantini. Quando lei mi ha fatto una domanda a me, quanto costa uno spazio? Quanto spende i volantini? Comunque, non è che dopo smetti di fare i volantini perché metto indietro. Quanti clienti le torna indietro i volantini? Scusa. Permetti che ci sono problemi. No, ma non è. Renzo, sei simpatico, stia. Io ho tagliato le informazioni. Anche al consiglio comunale, visto che era un consigliere fino a qualche mese fa, provate a ritornare in questo ambiente là. Ma è un confronto, non è una cosa. I volantini li farò comunque, non è che questo li mini volantini. Sto dicendo. Per me è una spesa che non posso. Posso, bene. Allora, dal volantino lei ha una spesa, certo, che lei sa, e giustamente lei sa, ma non ha l'identità dell'utente che torna indietro e quanto spende chi è. Bene. Non ve lo spanno sul fatturato, ma sa chi è venuto dal volantino, chi è venuto dal cartellone, chi è venuto dalla TV, chi è venuto da una parte o dall'altra? Beh. Sì, perché lei li conosce tutti uno a uno. No. Meglio. Ci ma sono voglio dire. Quindi... Esatto, un utente che arriva attraverso questo bene strumentale sa chi è, perché arriva certificato, documentato, si è iscritto, e quindi lei lo può anche raggiungere per fare delle promozioni in maniera diretta, perché ha dato la sua opportunità. Quindi lei sa esattamente l'utente se ha gradito questo servizio e se ha gradito la promozione che lei ha messo a disposizione. Da lì, se lei vuole prendere tutta la macchina in termini di sponsorizzazione, è quello che facciamo tutti i giorni, perché è una legge di mercato e siamo un'impresa come lei, e di conseguenza, come fa il gruppo Coop Liguria, che mi dice io voglio tutto il fronte e tutte le macchine che mettono giù, il fronte è mio, spende 12.000 euro l'anno perché ha un certo tipo di potenzialità. È normale che da lì noi traiamo quello che è la nostra sussistenza, perché o mette i soldini l'ente locale, dice a Ricicla, compro una macchina e spendo 15.000 euro per mantenerla, abbiamo un operaio tutti i giorni per trasportare i materiali, cade sulle tasche dei clienti. L'approccio che è stato quello, innanzitutto partiamo con l'iniziativa e si fanno delle indagini per capire l'interesse o meno degli esercenti, dei commercianti, non solo. Noi vogliamo dare un target che privilegi soprattutto i piccoli e le medie attività produttive, e quindi chiaramente vuole essere un'accessibilità e non funzionale solo avere un monopolio di qualche grande gruppo che tende di... Però ripeto, iniziamo e facciamo anche tramite i loro collaboratori un'indagine per capire poi l'interesse e come partecipare, per capire poi anche il comune che grado di coinvolgimento vorrà o potrà attuare, e quindi si parte con il livello basico, sapendo che non siamo un paese turistico,
che non siamo un paese in cui la pubblicità ha un valore particolarmente rilevante, però come facciamo come il volantino della sacra patata, piuttosto che altro, sono delle opportunità che hanno poi una ricaduta. Quindi questa è una serata di presentazione a un nucleo riservato, che è quello che sono i commercianti esercenti, nato il fatto dall'associazione. Poi massima libertà c'è chi aderirà o non aderirà, e su questo si creerà poi anche la tendenza. È chiaro che più aderiranno, più si faciliterà quello che è anche l'accessibilità dell'iniziativa. Se ce ne saranno pochi, si renderà più difficile creare queste premialità e meccanismi. Ecco, anche lì se c'è un numero... Non è polemica, un'osservazione che dica, l'ho detto anche prima, forse non tanto fa inteso, se i punti sono uguali, tra virgolette, uguali per tutti, e non c'è una concorrenza tra gli esercenti a dare un'attribuzione di valore. Se io non voglio dire noi vogliamo monopolizzare, noi vogliamo... no, se quella macchina che ha una funzione sociale di riciclo, certo, per quale lì abbiamo detto noi che siamo quelli che devono metterci un po' di soldi, se ci mettiamo in maniera il più moderna possibile rispetto, cioè non è che io dico a me quella cosa che hai fatto vedere che uno gli dà un valore 50 bottiglie, da me valgono un euro, da te 50 bottiglie valgono 5.000 euro. È sbagliato. Secondo me è sbagliato dal mio punto di vista. Allora, qui ci sono tre che lei, hanno, quattro che hanno negozi alimentari. Perfetto. Da lei... È più giusto, secondo me, dire la gente fa fare la spesa dove vuole. Chiaro. Ma le bottiglie consegnate in quei negozi lì hanno lo stesso valore. Non per dare... Hai capito? Non per fare una concorrenza rispetto al valore del conferito alla macchina. Perfetto, ora ho inteso, perché pensavo che tutte le attività volessimo dare lo stesso valore, perché ripeto, un conto è sul settore delle attività commerciali. Qui ci sono tre negozi alimentari. Io dico, io 10 ti do un panettone, la signora... io direi, lasciamo libero l'utente nel limite del possibile, se gli esercenti sono d'accordo, di scegliere, ecco perché dicevo, io scelgo dopo. Cioè io accumulo i punti e scelgo dopo, però quei punti se vado trasparenza... a Sari o se vado alla Co hanno per me lo stesso valore, per me consumatore. La libertà non metto in concorrenza da quel punto di vista il conferimento alla plastica, la libertà secondo me, però poi non lo so. Ripeto, la trasparenza è l'unica cosa che mi consente di avere da parte dell'utente una continuità di mantenere la sua attività costante. Perché se io gli dico, poi dopo ti dirò quanto vale, ma io non ti porto niente, perché finisce sempre le solite promesse che ogni anno mi promettono e non vedo mai niente. Se porto una bottiglia, voglio sapere che cosa, che vantaggio ho. Questo è importante. Ogni attività ha libero arbitrio. Se voi volete trovare quello che è una soluzione, non spetta a me dare delle indicazioni, io ripeto, se avete piacere di avere una consulenza, perché avete delle esigenze magari diverse. Ma subentra quel ruolo dell'associazione, che è quello di dire, di trovare eventuali forme di sinergia, perché se qualora Aristide dovesse aderire, ha senso che si concentri più su un prodotto e qualche altro esercente su un altro prodotto, per evitare proprio questo dumping, tra virgolette, commerciale. E la volontà è proprio quella, però se non sappiamo ancora chi aderisce o i termini dell'iniziativa diventa anche difficile. Sei già a un livello, secondo me, di stato avanzamento a cui non ci siamo ancora arrivati, quindi adesso vediamo di partire dal punto di vista mediatico dell'iniziativa, di quant'altro, perché a seconda poi di chi ci mette in gioco ci potranno essere dei coordinamenti o degli accordi differenti. Su questo dobbiamo dare tempo al tempo, quindi faremo un incontro ad hoc anche a livello direttivo con l'associazione per capire come renderlo il più vantaggioso possibile. Può darci qualcuno lo farà a tempo determinato con un'iniziativa, vede il ritorno piuttosto che non lo vedrà, piuttosto che l'idea di essere l'unici anche nel circondario è quello poi di portare gente anche da fuori qua in questo meccanismo, e gente che faceva la spesa probabilmente anche fuori trova uno stimolo per portarla qui. E questa è l'operazione, perché Sclero non è vicinissimo e nel circondario di 20 km non ce ne sono di queste iniziative. Quindi per quello vogliamo giocare anche sul fattore rapidità per poter dare anche un valore aggiunto.
Poi le regole del mercato sono, non sono delle scienze esatte, ci sono dei presupposti interessanti. Noi abbiamo dato mandato ad avere un taglio, un'accessibilità che deve essere per tutti, al di là dei momenti di difficoltà che si vivono, però tutti con una minima quotazione possono trovare accesso. Se l'adesione saranno massicce, questa asticella si può anche ulteriormente rivedere, rimodulare, dobbiamo vederlo, perché alcuni possono essere interessati soprattutto alla pubblicità. Mi ha già contattato Radio Bruno perché cercava degli spazi per sponsorizzare. Può darsi che tramite l'ibrido troviamo, ripeto, delle soluzioni sostenibili per tutti. Ecco, adesso di presentazione, è un'iniziativa che è volta soprattutto ad accentuare quello che è l'aspetto del riciclo, e vediamo, speriamo di poter dare un valore aggiunto anche ai commercianti. L'idea c'è, adesso la prova dei fatti, valutiamola. Comunque verranno ad hoc a rappresentarvi le tematiche, ognuno in massima libertà potrà aderire a un pacchetto o meno, e tempo al tempo vedremo come si mette in funzione il meccanismo. Ecco. L'idea è la presentazione stasera, poi entreremo nel merito strada facendo. Comunque non precisiamo, il 10% su una spesa di, faccio l'ipotesi, di 50-60 euro è uguale per tutti più o meno, cioè non è che c'è concorrenza. Poi che uno la faccia su una spesa di minimo 30 euro, minimo 80 euro o 100 euro, quello dipende dall'esercente. Comunque è sempre un 10%, cioè la percentuale più o meno Ripeto, possono essere percentuali condivisibili, altri chiaramente ognuno sa quello che è la propria marginalità, per cui se noi entrassimo a fare consulenza stretta di quello che può essere, possiamo dare delle indicazioni su quello che in giro per l'Italia abbiamo avuto come esperienza ed è stato maggiormente gradito dall'utente. Questo è quello che magari ci sentiamo di poter mettere a disposizione, perché ripeto, dare indicazioni di quelle che possono essere una strada piuttosto che un'altra in maniera suggerita caldamente, ripeto, portare quelle che sono le esperienze che hanno avuto maggior gradimento da parte dell'utenza finale, quindi quello che è la famiglia, di quello che è l'utente, di quello che è il cliente, è quello che magari possiamo mettere nella conoscenza. Da lì che poi possa essere condivisa tra le varie realtà commerciali dell'intesa per la stessa categoria merceologica, piuttosto che singolarmente lo spazio, quello che è l'eventuale dialogo interno. Di sicuro, se dovessimo trovare quello che è la soluzione perfetta, chi è interessato verrà contattato o può prendere contatto, poi organizzeremo strada facendo anche degli ulteriori incontri per capire come meglio tarare. Resta il fatto che da sabato in poi potremo conferire le bottiglie anche con questa modalità. È tutta da scoprire, tutta da lanciare, e vedremo come funzionerà. Viceversa, attueremo altre modalità di coinvolgimento. Intanto grazie per aver avuto questa serata e buona continuazione a tutti.